stato molto emozionante, naturalmente, e ci siamo sentite onorate. Non ce l'aspettavamo, ovviamente, che arrivasse una chiamata dal Presidente della Repubblica e un invito ad andare a Roma da lui, perché non pensavamo che la nostra storia arrivasse così lontano. Invece è arrivata così lontano, quindi non ve l'aspettavate, ma che emozione dà comunque questo? È una grande soddisfazione, è molto gratificante sapere che il proprio racconto e i propri disegni hanno così colpito lontano, appunto, il Presidente della Repubblica addirittura. Siete pronti a partire adesso? Il momento non lo consente, ma da un giorno all'altro non vedete l'ora. Sì, siamo pronti a partire appena si potrà. E ne approfittiamo anche per visitare Roma nel frattempo. Nel vostro fumetto alla fine c'è la bambola che viene posata fuori. Che cosa avete messo in questa bambola? Simboleggia speranza, è l'ancora di salvezza di Nella, della bambina. La porterete con voi anche a Roma? Naturalmente, sì. A che ora ha ricevuto questa telefonata? Com'è andata? Alle 16:40 ed è andata bene perché io stavo per chiudere il cellulare perché dovevo essere in streaming. Adesso lavoriamo, facciamo tutte cose in streaming. E apro e sento: sono il presidente Sergio Mattarella, con una voce dolcissima, calmissima. Io ho avuto subito un lucciccone agli occhi, mi sono commossa. Cosa le ha detto? Le ha detto che aveva letto molto questo nostro lavoro, loro lavoro, delle ragazze che abbiamo mandato, ed era, conveniva con me, che era un'opera meritevole e che avevano le ragazze capito bene, ecco, diciamo, il senso di questa operazione che abbiamo fatto. Ma alla fine mi ha detto che appena saremo liberi da poter andare col Covid, insomma, a trasferirci, le ragazze andranno a Roma.